A Ferdinando Rebecchi, responsabile della rete dei Life Banker di BNL BNP Paribas, domandiamo a proposito della MiFID 2 su quale modello si stanno orientando. Il dibattito è tra consulenza su base indipendente, consulenza prestata su base non indipendente, oppure un modello ibrido che contempli tutti e due. Qual è la vostra scelta? Beh, come tutte le altre reti, noi stiamo offriremo un servizio di consulenza non indipendente. Nonostante noi operiamo già avendo una delle due più importanti caratteristiche del modello indipendente, lei sa che nel modello indipendente due sono le cose più importanti: uno, devi offrire dei prodotti in architettura veramente aperta, cercando di offrire al cliente ciò che è più giusto, conveniente per il cliente, e l'altro il fatto di restituire le commissioni e rebate al cliente. Ecco, la prima cosa noi l'abbiamo già, nonostante operiamo in modalità non indipendente, cioè noi oggi offriamo più di 6.000 prodotti in architettura aperta, offrendo le case di investimento più importanti del mondo. Facciamo in modo veramente indipendente per il consulente finanziario, in quanto il consulente non opera in conflitto di interesse, perché noi lo remuneriamo nello stesso modo sia che offra prodotti di casa e prodotti di terzi. Quindi, nonostante questo, il modello è quello non indipendente. Però siccome siamo convinti che attendere, non le saprei ancora stimare il quando, ma attendere, anche il modello di consulenza indipendente prenderà sempre più piede, nel senso che ci saranno consulenti e i loro clienti che vorranno operare in modalità indipendente, abbiamo già aperto un tavolo di lavori in modo tale che noi si arrivi a poter offrire sul mercato, e quindi i consulenti che ci vorranno raggiungere e i loro clienti, entrambe le modalità. Oggi la legge impone al consulente di scegliere se vuole operare in modo indipendente o non indipendente, mentre la mandante può avere il modello ibrido. Allora, attendere, noi potremo avere dei consulenti che operano in modalità indipendente e dei consulenti che operano in modalità non indipendente. Dipenderà una doppia rete sostanzialmente. In sostanza una doppia rete. Tutto questo causerà il fatto di realizzare sicuramente degli investimenti in termini di piattaforme e di soluzioni informatiche e degli strumenti di controllo, in modo tale che questa operatività possa funzionare, soprattutto avendo come principio la salvaguardia del cliente. Non temete un aumento eccessivo dei costi con una doppia rete? C'è il discorso della pressione sui margini che è molto sentito dalle reti. Ma per quanto riguarda avere la doppia modalità, i costi sono costi essenzialmente informatici, perché poi per il resto la piattaforma di prodotti, di soluzioni l'abbiamo già. Una cosa è certa, questa MiFID 2, che al mio modesto parere rappresenta una straordinaria opportunità per tutto il mondo, a partire dai clienti, per arrivare ai consulenti e anche per l'industria, non ci dobbiamo nascondere che attendere porterà ad una riduzione dei margini, che tutti ci aspettavamo già, perché tutti, insomma, sono due anni che ragioniamo sull'arrivo della MiFID 2. Quando è partito il nostro modello, la nostra rete, lei sa che siamo ancora molto giovani, siamo partiti più o meno 2 anni e mezzo fa con un'idea che è nata 3 anni e mezzo fa, abbiamo pensato a un modello di consulenza e ad un modello d'offerta soprattutto, che fosse molto più ampio rispetto alla consulenza sui soli servizi di investimenti. Cioè, il nostro modello vuole far sì che il consulente finanziario passi dal diventare importante ciò che è oggi per il cliente al diventare indispensabile per il cliente. Allora, diventare indispensabile vuol dire avere la possibilità di poter risolvere qualsiasi bisogno del cliente, non soltanto finanziario in investimento, ma qualsiasi bisogno bancario, parabancario, assicurativo, di pianificazione patrimoniale, fiscale, successoria, di real estate. E per fare in modo che questo possa realizzarsi, considerando che il cliente poi spesso ha una famiglia, è un imprenditore, un artigiano, un commerciante, quindi può avere bisogni non soltanto di investimento, ma anche e soprattutto di finanziamento, offrendo tutto questo riusciamo a più che colmare quello che può essere la riduzione dei margini causati dalla MiFID 2. Anzi, nel nostro business case abbiamo previsto che tutta questa attività, che non sono servizi di investimento, e che quindi qualcuno chiamerebbe non core, ma che per noi è core, possa rappresentare un aumento del fatturato per il nostro consulente finanziario e quindi anche per l'azienda almeno del 40%. Quindi questo colmerà più che abbondantemente la riduzione dei margini causati dalla MiFID 2. Grazie Rebecchi. Grazie a lei.